Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida, sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Gesù sale sul monte per pregare. Aveva poco tempo a disposizione. Dopo aver trascorso una vita nascosta all'interno di una famiglia, nel lavoro, nell'onestà, nel servizio a Dio, nella meditazione della parola di Dio, poi era uscito allo scoperto, aveva cominciato a predicare dopo essere stato battezzato, aveva fatto un periodo quaresimale di penitenza nel deserto. E durante i meno di due anni che trascorse nella predicazione, nella missione, non è che disse: «Ho già pregato abbastanza», non è che disse: «Ci bastarono i 40 giorni del deserto», trovava il tempo per pregare, ma non ne aveva da fare. L'aveva, ma sapeva che per fare doveva essere collegato con l'altro. Gesù era sapiente, cioè gustava quello che doveva dire, perché lo assaporava prima nel contatto amoroso e soporoso con Dio. La sapienza è proprio questo sapore nel gustare ciò che appartiene al divino e quindi alla bellezza. E quindi sentiva il bisogno, era un bisogno, pregare per lui era un bisogno. Questo evidentemente per noi ci fa riflettere, perché se noi non sentiamo il bisogno di pregare, noi il dovere, il bisogno, dobbiamo preoccuparci. Siamo in uno stato patologico,
il nostro cristianesimo non è sano. Come un figlio che non sente il bisogno di vedere spesso il volto della madre, dei genitori che non sentono il bisogno di vedere i figli, o anche certi figli. Stavolta stranamente, che esistono cose strane nella vita. Mi diceva una giovane signora, quando da mia madre arrivo io, o arrivano i miei figli, è come se non arrivasse nessuno. E così anche quando arrivano gli altri tre, due fratelli e una sorella. Ma quando arriva la figlia che lei ama, improvvisamente mia madre diventa un'altra. Quando arrivano i suoi figli, improvvisamente diventa un'altra. Non sente il bisogno di vedere e di stare e di gustare la presenza degli altri figli. È malata! Una cristiana che ragionerà così è malata! Ha bisogno del neuropsichiatra! Così, cristianamente parlando, uno che dicesse io non sento mai il bisogno di pregare, non sento mai il bisogno di andare in chiesa a partecipare a messa, a vedere gli altri fratelli, le altre sorelle che come me credono in Cristo Gesù, è malato. Ha bisogno del neuropsichiatra, quello spirituale, cioè il confessore. Ha bisogno di una buona confessione. Perché Gesù sentiva il bisogno di pregare? Perché era un peccatore? Come mi sembrano meschini e piccini coloro che a volte dicono io non ho bisogno di andare in chiesa perché io non sono in peccato. Siccome io sono a posto, e sono una persona precisa e giusta, non ho bisogno di andare in chiesa e non ho bisogno di pregare. Si vede che Gesù, che pregava molto, secondo questa mentalità distorta, contorta e perversa, era un grande peccatore, si vede, perché sentiva spesso il bisogno di pregare. Ed è in questa contemplazione con il Padre che Gesù si trasfigura la sua vita, diventa diverso, il suo volto diventa un volto incantevole. I suoi discepoli lo guardano, lo contemplano e se ne innamorano. Gesù in quel momento è all'incrocio fra l'amore del Padre e l'amore dei suoi discepoli. Questo è il mio figlio, dice il Vangelo di oggi, l'eletto, con esattezza è l'amato. Questo è il mio figlio amato. Amato dal Padre, amato dai discepoli. Quando l'amore del Padre verso Cristo Gesù si incrocerà per sempre, e da parte di tutti gli uomini, e in lui sarà concentrato l'amore del Padre e l'amore degli uomini verso di lui, sarà tutto rivolto verso di lui, quello sarà il momento dei cieli nuovi e della terra nuova, quello sarà il momento della trasfigurazione. Non soltanto Gesù è stato trasfigurato, non solo lui è entrato dentro la nube, dice giustamente la pagina del Vangelo, una nube li coperse, erano sotto l'ombra di questa nube, niente vi fa pensare sotto l'ombra, le parole del Salmo, proteggici o Signore sotto l'ombra delle tue ali. Lo Spirito Santo, dice l'angelo Gabriele a Maria nell'Annunciazione, lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra. Questa è l'ombra. E c'è un'espressione molto bella
del capitolo quinto della lettera di San Paolo agli Efesini, a proposito dello sposo che ama la sposa, dice che lo sposo la ha cura della sposa, più che a cura la copre, ecco, la avvolge come un'aquila che avvolge i suoi aquilotti, come una chioccia che avvolge le uova e i pulcini. Questo è lo sposo che ha cura della sposa, questo avvolgimento nell'amore. E come una madre che avvolge il suo bambino nel suo grembo, come un padre che palpa il grembo della moglie per vedere se sente o si mette ad auscultare con il suo orecchio se sente un movimento dolcissimo della presenza del bambino. Ah, se l'umanità riuscissimo a capire che cosa significa sentire i palpiti di Dio! Questo manca all'umanità, la capacità di mettersi in ascolto della divina parola. Vedete questo Vangelo che noi leggiamo? Le parole sante della Bibbia sono impregnate della presenza di Dio, sono soffuse dello Spirito di Dio. Noi accostandoci, quel bacio che dà il prete o il diacono dicendo parola del Signore, non è che è tanto per dire un bacio così sotto il profilo psicosociologico, è proprio la sintonia che si crea tra l'assemblea. Dentro quel bacio ci sta il bacio di tutti voi. Di per sé, terminata la lettura del Vangelo, chissà che qualche volta non lo facciamo. Dovrei passare uno per uno e dovrei dire bacia questa divina parola. Che queste parole sono le parole della salvezza. Queste parole sono le parole che risollevano la nostra vita, che danno splendore, lustro, gioia, gusto alla nostra vita. Allora dobbiamo superare la sonnolenza di Pietro. I loro occhi erano appesantiti. C'è spesso una sonnolenza per quanto riguarda le cose del divino, c'è una certa pigrizia, una certa riluttanza. Poco fa, mentre mi stavo vestendo, c'erano i due bambini che vengono ogni giorno, sono sempre qua, per un paio di ore stanno a giocare fuori, ma mai che se entrano per altri motivi, mai che entrino per dire un'Ave Maria, mai! Da 4 anni che fanno questa vita. Vengono prima dalla messa col pallone, c'è la messa che perché non c'è, ma qui deparano. Non gustano, è la sonnolenza, la pigrizia nelle cose divine, che non è di 1, 2, 3, 4, 5 persone. Voi calcolate a Palermo quante persone si fanno vincere da questa sonnolenza, che sono felici di non sentirsi obbligati ad andare a messa, a farsi la comunione, a pregare, liberi di godersi la libertà di cosa? Non lo sentiamo ogni giorno a che cosa conduce la disobbedienza e il disancoramento dalla divina parola. Quello che si sente ogni giorno, stamattina sentivo di madri che uccidono, di figli che uccidono la madre. Una volta, anche ai tempi dei Romani, erano cose rare queste. Figuratevi che i Romani hanno inventato un termine orribile per dire l'uccisione del padre o della madre, parricidio. L'avete sentito dire mai? Neanche i giornalisti la usano più. Ma è di questo si tratta. E perché questo? Perché siamo innamorati di Dio? Perché l'umanità ha incrociato il suo amore verso il figlio amato del padre, perché ha gustato l'amore di Dio, perché si lascia immergere dalla nube della parola di Dio, dello Spirito di Dio. Dice il Vangelo una cosa un po' strana, che i discepoli immersi nella nube ebbero paura. Perché?
perché è un fenomeno naturale della vita spirituale. Quando si cresce si ha sempre paura di una esperienza nuova. Il bambino può essere anche bravissimo alla scuola elementare, ma quando arriva alla scuola media ha sempre un po' di paura, c'è una cosa nuova, si deve tuffare in un mondo che non conosce. Uno conclude la scuola media, magari può aver ottenuto ottimi risultati, ma poi deve andare alla scuola media superiore e c'è un timore, è una cosa nuova. Finisce il diploma, deve andare all'università. Dove? Dove vado? Cosa faccio? Quanti ce ne sono che si bloccano? Io ricordo quando andavo all'università, cominciavamo le lezioni, ogni anno eravamo 200-300 alunni, poi verso la fine dell'anno eravamo meno della metà, sempre così, è un fenomeno normale. La paura di crescere, la paura di volere andare avanti. Nella vita spirituale è lo stesso. Ci si perde per strada, ci si lascia distrarre, si è un po' come Cappuccetto Rosso che di fronte ai fiori del giardino si dimentica che c'è la nonna che aspetta. Noi ci dimentichiamo che c'è il Signore che aspetta, il Signore che vuole compiacersi di ciascuno di noi. Ma vi rendete conto cosa significa che il Signore ogni volta che noi lo riceviamo, che facciamo la comunione e ci viene detto il corpo di Cristo e noi rispondiamo Amen, significa Cristo ti ama, tu dici Amen, significa io accetto questo amore, io mi sento amato da Dio. Ma c'è niente di meglio di sentirsi amati da Dio? C'è qualcuno che è più amabile del nostro Dio, del suo Cristo, dello Spirito Santo che è amore? Allora perché non ci lasciamo avvolgere? Ecco, in questo momento siamo tutti avvolti, la campana quasi conferma questo discorso, siamo tutti avvolti da questa nube dello Spirito di Dio, ma rimaniamoci, ma comportiamoci come la Divina Parola ci dice, camminiamo nella via della giustizia e dell'amore, il resto lo farà il Signore, non c'è bisogno di troppi sforzi.